in attesa di questi referendum. Vi dicevo, sono un momento di alta democrazia, quindi io ringrazio tutti coloro che hanno organizzato questo momento di riflessione sul referendum. In primis Mariano Lucci, che ci raggiungerà, è arrivato. L'abbiamo visto. Non me ne raccolto, due essendo così alto. Quindi presidente di c'è un'altra categoria, la dottoressa Angela Giuliano, del presidente del Codacons, il amico Gianni Bianco, presidente della Prologo di Casoria, e stiamo in attesa anche che ci possa raggiungere il neo sindaco di Casoria, il dottor Enzo Caffa, al quale ovviamente ci sarà un piccolo dibattito, quindi sarà sottoposta a delle domande incrociate, sperando che lui possa dare qualche rassicurazione circa il futuro della città. Dicevo, il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, quindi sancita all'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. E l'esito referendario è una fonte del diritto primaria che vincola i legislatori al rispetto della volontà del popolo. Ecco perché è un momento importante. Solo noi sappiamo quattro le tipologie del referendum contemplate dalla Costituzione italiana. Il primo è il referendum abrogativo di leggi e atti avendo forza di legge. Il secondo è quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Il terzo è quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni. Il quarto e ultimo è quello riguardante il passaggio da una regione ad un'altra, di province o comuni. Quindi sono importantissimi. Il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge si utilizza come soluzione per abolire una legge già esistente o parte di questa qua. Tutti i cittadini siamo chiamati il 12-13 giugno 2011 ad esprimere il proprio voto su quattro quesiti referendari. L'elettore riceve da un componente del seggio quattro schede di diverso colore, sappiamo. Il voto sì, tracciato sulla scheda, indica la volontà di abrogare la normativa richiamata dal quesito referendario. Il voto no, tracciato sulla scheda, indica la volontà di mantenere la vigente normativa richiamata dal quesito referendario. Veramente questi referendum si sarebbero potuti accorpare alle elezioni che si sono svolte precedentemente. Questo per risparmiare anche una cifra considerevole. Pensate, questo è uno spreco di ben 400 milioni di euro. Noi che penso in questo momento una nazione come l'Italia non se lo può permettere, ma intanto anche perché chi ci governa aveva i dati di far fallire. Però mi auguro che ci sia, come è stato in questi ultimi tempi, una reazione da parte del popolo, che tutti quanti mangiano vanno a votare. Quindi è importante il 12 e 13 giugno raggiungere un quorum di 25 milioni di votanti ai referendum e scegliere, e lo diciamo senza regole, e scegliere il sì a tutti i quesiti. È un voto questo che supporre alcuni limiti a un modello
progetto di sviluppo insostenibile, che ignora i costi ambientali, sociali e i beni comuni, e ha un potere politico che, ahimè, calpesta giustizia e democrazia. Un successo di sì al referendum costringerebbe la politica, sia del governo che dell'opposizione, a fare i conti con la volontà dei cittadini. L'impegno della mobilitazione sociale non si limiterebbe a manifestazioni di dolore inascoltate, ma cancellerebbe alcune delle peggiori leggi introdotte dal governo. Il primo quesito riguarda il referendum acqua pubblica, abrogazione e affidamento servizi ad operatori privati, la scheda di colore rosso. E bene, ci facciamo un ripasso anche tra di noi, gli addetti ai lavori. Il primo quesito sulla privatizzazione dell'acqua pubblica riguarda le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si deve votare sì se si è contro la privatizzazione dell'acqua e contro la gestione dei servizi pubblici da parte dei privati. Si deve votare no se si è a favore della legislazione attuale, che dicevo era peggiore. Il secondo quesito riguarda il referendum acqua pubblica, abrogazione, precisamente, calcolo tariffa secondo logiche di mercato. Attenzione, l'acqua potrebbe essere appannaggio dei privati e l'acqua è un bene insostituibile. Questo secondo quesito, dicevo, sulla privatizzazione dell'acqua pubblica riguarda la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. In questo caso agli elettori viene proposta un'abrogazione parziale della norma. Si deve votare sì se si è contro la norma, che permette il profitto, non il recupero di costi, attenzione, di gestione di investimento, ma il guadagno di impresa. Cioè noi potremmo avere delle bollette da qui a qualche anno, ecco, non dico duplicate, ma insomma abbastanza salate, chiaro, nell'erogazione proprio di questo bene, dicevo, indispensabile, che è l'acqua potabile. Terzo quesito, che riguarda il referendum sulle energie nucleari. È sotto gli occhi di tutti il grande disastro mondiale, ecco, che sta avvenendo in Giappone. Quindi sarebbe veramente da parte degli italiani pura miopia, significa nascondere la testa sotto la sabbia. Ecco perché sono importanti queste riserve, ecco perché il popolo dovrebbe essere motivato ad andare a votare per raggiungere il famoso cuore. Lungo e articolato è il quesito, vi dicevo, referendario per abrogare la norma per la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare. Si tratta di una parte del decreto legge recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Firmato il 25 giugno 2008 e convertito in legge con modificazioni il 6 agosto dello stesso anno. Anche questo quesito è stato anche presentato da parte politica, come voi sapete, che è un po' la testa di Ariel dell'Italia dei Valori, sta portando avanti anche questa battaglia in prima linea. Quindi si deve votare sì se si è contro la costruzione di centrali nucleari in Italia. E penso che ci sono
energie alternative, per cui c'è una scelta ampia, non è che dobbiamo scegliere per forza di creare queste centrali nucleari sul territorio nazionale. C'è l'energia eolica, che altri paesi sono all'avanguardia e quindi ci stanno dando veramente degli esempi emblematici da seguire. Ultimo quesito, io mi avvio a fare una panoramica su questi quesiti e a terminare la panoramica. Referendum legittimo impedimento. Ci sono state tante polemiche, radio, televisione, un poco su questo quesito. Questo quesito per abrogare la legge sul legittimo impedimento è quello dalle possibili ripercussioni politiche più forti. A proporre il referendum è stata sempre un po' l'Italia dei Valori, dobbiamo dirlo. Dopo la dichiarazione di parziale incostituzionale della legge sul legittimo impedimento, la Corte di Cassazione, sapete bene, chi siete informati, ha autorizzato con ordinanza lo svolgimento del referendum relativo. Si deve votare sì se si è contrari al principio che il Presidente del Consiglio o Ministro possono decidere di non comparire in tribunale nei processi che li riguardano. Tutti i cittadini entrando in un'aula di tribunale, noi leggiamo, sono uguali davanti alla legge. Quindi la legge è uguale per tutti, anche chi occupa queste cariche pubbliche. Quindi non vedo il perché un Presidente del Consiglio o un Ministro che è implicato in alcune faccende non possa essere giudicato da un tribunale comune come sono giudicati tutti i cittadini italiani. Dovrebbe essere da esempio il Presidente del Consiglio. Allora, per i quattro sì, io non leggo i no, più o meno. Voteranno quei cittadini che noi abbiamo visto, anche intervistati, in varie parti d'Italia, che credono in un'Italia pulita, solidale, giusta e libera dai tentacoli anche politici della malavita, che credono che la giustizia, per essere tale, deve essere assolutamente uguale per tutti, anche per i ricchi e i potenti, e soprattutto per i propri amministratori. Che diceva il collega, è un essere di esempio. Chi si accinge ad occupare una carica pubblica, chi si accinge ad amministrare una città, deve essere un modello pubblico, se no se ne possono stare a casa. Cittadini che previdenti, se non per sé, per i propri figli, dicevo cittadini italiani, che vogliono vivere in una Italia al sicuro dai disastri nucleari. Pensate, si parla di peste radioattiva addirittura, tutto quello che sta succedendo nel mondo. Arrivare anche dalle speculazioni dei pochi sulla vita dei molti, e che richiamano e che reclamano l'acqua come un bene inestimabile, proprietà irrinunciabile di ogni cittadino italiano. È assai probabile, bisogna dire, che con il referendum del prossimo giugno gli italiani diranno no al nucleare. Secondo alcuni sondaggi, infatti, il 90% circa degli italiani preferisce le fonti, io già vi accennavo, le fonti alternative, le fonti rinnovabili al nucleare. Non solo, a quanto pare, dopo il disastro in Giappone, il 17% della popolazione ha cambiato idea sulla sicurezza delle centrali nucleari. Ora è pari al 69% il numero
di persone contrarie a questa misura. Perciò io dicevo al principio di questo nostro incontro, tutti quanti noi dobbiamo cercare di sensibilizzare la popolazione, perché pare che questi quesiti, questi referendum non ci appartengano, perché magari non siamo motivati dall'amico, non siamo motivati dagli amministratori, e allora veramente, guardate, se non si raggiunge il cuore, restano le leggi vigenti e spesso queste leggi sono le peggiori, ecco, varate da questo, varate da loro. Quindi ognuno di voi si deve fare forte voce, deve essere sensibilizzatore, ecco, presso gli altri amici, cittadini, facendo comprendere il momento importante. E oltretutto è il momento in cui, forse uno dei pochi momenti, dove il cittadino si può riappropriare dei propri diritti, chiaro. E quindi è un momento veramente, vi dicevo dal principio di questo nostro incontro, di alta democrazia. Quindi tutti quanti noi facciamoci portavoce, andiamo a votare in massa, e sono quattro quesiti, quattro sintetici devono essere, se vogliamo, ecco, che le cose, ecco, non ci, poi non possiamo lamentarci, non ci dobbiamo sulla testa, non possiamo poi lamentarci, ce la dobbiamo riprendere con noi, che abbiamo rinunciato a un sacrosanto dovere, ecco, diritto dovere, che è quello di votare il referendum principale. Io voglio fermarmi qui dopo questa panoramica dei requisiti e voglio passare, ecco, la parola per ulteriori approfondimenti. Innanzitutto mi correrò e mi piacere di salutare, oltre tutti i cittadini qui presenti questa sera, anche le organizzazioni sindacali che insieme a noi hanno avuto questo momento di riunione. Quindi saluto il segretario della CGL Andreozzi, saluto anche il segretario della CISL, della UIL, e questo è un momento in cui tutta la popolazione, attraverso anche l'associazionismo, deve essere compatto, ecco, dobbiamo essere compatti per andare a votare e per cercare di far votare questi. Quindi io ringrazio tutti quanti voi, come ringrazio anche abbiamo anche la presente il comandante dei vigili urbani di Casoli, il dottor Navas, che io ringrazio per tutto.